pioggia battente, fiato sospeso per l'imminente arrivo dell'acqua alta a Venezia, con una punta che potrebbe superare 160 centimetri. Venezia oggi si risveglia così. Il centro maree del comune ha comunicato che è attesa per questa mattina una marea eccezionalmente alta che coinvolgerà la città lagunare. Prevista l'attivazione delle paratoie mobili che potrebbero restare attive fino a sabato. È la prima volta quest'autunno che i sollevatori sono entrati in azione per mettere in funzione le barriere. Piogge torrenziali, venti di burrasca che supereranno i 100 km orari, abbondanti nevicate sulle Alpi, anche sotto i 1000 metri, violente mareggiate con onde fino a 8 metri. E scuole chiuse in alcuni comuni del Lazio e della Campania a partire da Napoli, mentre a Roma saranno sbarrati parchi, ville e cimiteri. Sono previsioni a tinte fosche quelle per le prossime 24-36 ore, con un'ondata di maltempo di eccezionale portata. Pur interessando l'intera penisola, saranno soprattutto le aree del centro-sud e del nord-est ad essere più colpite. In 9 regioni si potrebbero registrare forti criticità idrogeologiche come frane, crolli di rocce, colate di fango e allagamenti. Il Dipartimento della Protezione Civile ha dunque fatto scattare l'allerta rossa, la più grave su una scala di 4 livelli, per alcune zone di Abruzzo e Sardegna, il bacino dell'Alto Sangro e quelli di Montevecchio e del Tirso. E il maltempo ha provocato danni sul litorale laziale questa mattina in zona idroscalo Ostia, dove a causa del maltempo verso le 8 è crollata una porzione della banchina di protezione in prossimità del tratto costiero. Gli occupanti di una decina di abitazioni sono stati temporaneamente allontanati.